No, è che non posso, insomma, mi sembro, mi autocelebro, non so che cosa. Sì, allora, raramente mi è successo di conoscere una persona e di entrare così in intimità, come se parlassimo lo stesso linguaggio. La cosa che mi ha colpito, però correggetemi se sbaglio, era appunto, lui non mi conosceva per la mia attività televisiva, mi conosceva col film, eravamo qui ci sono state, che era. L'idea era raccontare col sorriso delle cose tremende. Lui era ovviamente il maestro, veniva da una generazione di Cina che ha fatto la commedia all'italiana, no? Punto uno, far ridere, però sotto ci si metteva tutto quello che poi si poteva. E evidentemente aveva rivisto queste cose, questi ingredienti della mafia. Ed è, come dire, è raro trovare questa sintonia, almeno artistica, che poi di conseguenza ti fa diventare amico anche per altre cose. E io poi ho cominciato a frequentarlo, ci vedevamo a pranzo, a cena, e veramente è come se l'avessi conosciuto da una vita. E purtroppo mi ricordo che una volta i registi si parlavano tra di loro, cioè gli artisti erano un po' più intimi. E poi una cosa che mi ha colpito e io vorrei invecchiare. Perché di solito quando incontri una persona di 82 anni non si fa altro che parlare, lui parla del passato. Ora non so se lo facesse solo con me, però mi colpiva questo fatto che i suoi discorsi che facevamo era sempre del futuro, delle iene, cosa, cioè parlavamo, mi sembrava di parlare con una persona della mia età, anzi per certi versi ero più anziano io di dietro scuola. E quindi stavo dicendo un'altra cosa molto bella, ma la sono dimenticata. Ah, e poi era l'importanza del cazzaro, questo vorrei evidenziarlo, di essere cazzaro. E il funerale che sei stato, cioè, è incredibile, evidentemente ha contribuito le figlie e la moglie, però riuscire a fare un funerale di quel modo dove non si faceva altro che ridere, è una cosa meravigliosa, è proprio la ciliegina sulla torta, non poteva finire meglio la vita in questa terra di Ettore Scola. Cioè, riuscire a dire quelle cose che io ho detto, ma anche Virgilio, in quel modo, è proprio, è così, come un film, è una cosa meravigliosa. E spero anche che il mio funerale finisca così, più tardi possibile, certo. Nell'intervista c'è qualcosa che ti ha colpito, qualcosa che al di là delle battute, qualcosa di lui, del suo modo di parlare che ti ha. Beh, a parte c'era una voce meravigliosa di Ettore Scola, cioè proprio la voce di Ettore Scola è meravigliosa, soprattutto in vecchiaia. E no, e poi è incredibile perché, scusa, ti dirò delle banalità, non sono una persona molto profonda. Sappiamo che non è vero, non è però vero, sei fishing for compliments, però però no, però sì, magari sarà profondo, però il mio italiano è più elementare del mio pensiero. No, mi ha colpito, vabbè, in Trescola, cioè, lui ha fatto delle cose, cioè, che uno potrebbe campare con una sola cosa. Non so, lui ha scritto il monologo della lettera di Toto e Peppino. Non risulta nel credito, però poi ovviamente Totò e Peppino l'hanno messo, però partendo dalla base, già di qui c'è gente che potrebbe campare, dice, sai, mio nonno ha scritto, poi ha scritto un'americana a Roma, che già questo dice, uno potrebbe campare, cioè faceva delle cose e una persona così, come se. Una modestia schifosa che diceva ma così è fatta di un po', vabbè, puoi scrivere il suo passo, puoi fare quello che fa, se non hai brutti sporchi e cattivi è un film, lo dico sempre che solo pensarlo è una cosa, cioè, ci vuole un coraggio che io forse non avrò mai. E poi è incredibile come appunto lo scrissi a Paola. Però non mi ricordo com'era, lo dovevo ripassare un messaggio, che quando io lo stimavo perché era una persona che veramente il suo impegno sociale, la sua vita artistica era la stessa cosa, è una cosa che io ammiro sempre, io
amo le persone che vogliono cambiare il mondo e soprattutto non cambiano, il mondo non le cambia, e Tresco era quella, era proprio l'impegno, e fa parte di una generazione di persone, di artisti che veramente, secondo me, hanno, ci hanno difeso dal male di, questa, di questo paese. Cioè, se non ci fossero stati loro, noi vivremmo peggio, sicuramente. Anch'io lo penso.